Buongiorno a tutti, per me la giornata lavorativa è finalmente finita. Mi guardano male. Oggi sono venuti i tecnici a montarci il nuovo wifi, perché abbiamo cambiato compagnia telefonica per quanto riguarda la linea fissa a casa e dovevo esserci io, quindi dovevo stare io con i tecnici e seguire tutto quello che poteva essere come rottura di scatole, ecco. E invece ieri sera mi hanno contattato dal lavoro e mi hanno detto: ascolta, serve che tu venga giù domani perché un mio collega è stato male e quindi ho dovuto prendere il suo turno, ovvero ho dovuto fare il mattino. Per la gioia di Roberta, quindi si è dovuta rompere le scatole lei, seguire tutte le richieste dei tecnici, compreso all'andare in cantina perché ci hanno messo la fibra, quindi tanta roba. Potrà finalmente caricarvi dei video molto più velocemente, con sua immensa gioia, sempre se il panciotto glielo consente. Vi faccio vedere sempre le stesse cose, ma non perché non so cosa fare, ma perché finalmente sto aspettando il pullman che speriamo che a breve arrivi. Buongiorno, vi saluto finalmente dopo queste scene che avete visto in bagno, perché sì, io quando mi stiro i capelli sono un po' matta, mi faccio prendere, soprattutto se sono sola in casa, quindi metto la musica, mi lascio un po' prendere, microfono, spazzola e via. Comunque, detto ciò, oggi è martedì e Riccardo sta tornando da lavoro, quindi tra pochissimo arriverà, penso che passi lui a prendere Fede a scuola e io poi uscirò più tardi perché ho anche il colloquio individuale di Federico, il primissimo, quindi sono anche un po' emozionata, spero insomma che mi dicano che è tutto a posto, che mangia, che va tutto bene, anche se si tratta comunque di pochissimi giorni di scuola, quindi ha tempo per abituarsi. E detto ciò, stamattina mattinata devastante perché mi sono alzata strapresto per pulire e sistemare casa perché venivano i tecnici, perché abbiamo cambiato la linea internet, quindi dovrebbe essere più veloce. Sono troppo contenta, anche perché caricare i video non sarà un'odissea, ecco, non più perlomeno. E quindi insomma testeremo poi, quando caricherò questo video, anche la nuova linea. Abbiamo cambiato anche i cellulari, insomma abbiamo fatto un una grossa rivoluzione anche sul cellulare. La linea è molto più veloce, insomma sono molto contenta di questo cambiamento, di questa promozione a cui abbiamo aderito. E niente, quindi detto questo, io mi sono un po' sistemata, mi sono lavata i capelli, tutto appunto per oggi, per essere un attimino presentabile. Ho messo giusto un filino di liner perché non mi piace truccarmi pesantemente, ora che sono in dolce attesa mi piace ancora meno, quindi giusto per essere un attimino più meno fantasmino, ecco, perché poi sono molto chiara di pelle, quindi magari un filino di blush ancora lo metterò, ma niente di che, un rossettino chiaro, carne, proprio quelli leggeri. E niente, quindi attendiamo il ritorno del mio amore, le nostre solite fortune. Praticamente Ricky è andato al negozio Wind, che appunto prima avevamo Wind, a consegnare il modem vecchio e il negozio ha chiuso. Molto bene, il negozio che c'era fino a ieri praticamente. Vabbè, comunque andremo poi in un altro. Allora, mi sto preparando qua, volevo fare una bella merenda a Federico, volevo fargli il frullato di banana che lui adora follemente e quindi preparo. Nala, cosa fai? Guardi il televisore spento. Vabbè.
vado alla riunione e ci vediamo dopo. Ciao. Ragazze, sono tornata. Ebbene sì, sono sopravvissuta, niente di che. Alla fine principalmente uno sapere da me come Federico a casa, perché vogliono un po' conoscerlo, giustamente, perché appunto non è solo 3 settimane che è iniziata a scuola, credo, quasi un mesetto. E ora sto per cenare. Stasera in realtà dovevamo fare il purè, ma non abbiamo fatto in tempo. Mannaggia, avevo proprio voglia di purè, ma vabbè, di patate ovviamente. Quindi uova strapazzate al pomodoro e fagioli, così tanto perché Federico mi ruba, e una toccatina di Filadelfia. Mio! Buon appetito, ladruncolo! Se non sbaglio sono entrati come coppia, quindi a me non sembra. Non sembra. Penso sentire lo altro. Buongiorno a tutte, io sto dormendo in piedi, letteralmente ho un sonno assurdo. Ho portato Federico a scuola, oggi ovviamente è il giorno dopo, perché poi ieri a guardare Temptation Island, che finisce veramente degli orari assurdi, mi sono proprio addormentata sul divano, quindi mi sono poi alzata, sono andata a letto e quindi non avevo proprio la forza di farvi neanche un saluto. Quindi continuo ancora un pezzo di vlog oggi, perché comunque ieri ho vloggato veramente poco. E niente, ho già fatto colazione, ho sognissimo. Ho bevuto un tè al limone. Io e Federico ci siamo fatti il tè questa mattina con un piccolo plum cake. E niente, ho già fatto il letto matrimoniale. Adesso mi metto a finire delle cose in casa, però ci tenevo a farvi vedere una cosina. Allora, dovrei averla messa qua, sì. Adesso vi mostro tutto. Allora, praticamente mi sono presa tantissimo con un hobby che in realtà ho a casa da anni, perché questo è un set di Tiger che mi regalò Riccardo, ma veramente anni e anni fa, cioè abitavo ancora fuori Torino, quindi saranno almeno 2 anni e più fa, facciamo anche 3, ed è un set che mi aveva regalato. Adesso non fate caso a queste cose dentro perché non sono del set, sono di Ikea, però è carino perché ha tutti i colori, vedete, qui separati, con tutte le perline Beats, e poi qua al centro, adesso è un po' coperto da questo altro kit di Ikea, comunque ci sono tutte le formine, c'è quadrata, a forma di cuore, circolare, quindi tutte le varie formine che vi possono essere utili. Non so sinceramente se ci sia ancora da Tiger o meno, provate a chiedere, provate a vedere se siete interessate, ma non penso. È un kit per bambini. Però ho detto, per iniziare vediamo un po' se mi piace. In realtà è nato un po' come un gioco per giocare con Federico. Poi mi sono presa bene perché comunque mi ha liberato tantissimo la mente, quindi mi è piaciuto perché mi ha dato soddisfazione. Io vi faccio vedere alcune piccole creazioni fatte, una con Federico e altre io da sola, per iniziare a provare a vedere se mi piace tutto. Nel frattempo faccio già che farvi vedere questo altro set Ikea. Praticamente qua c'è un quadrato gigante, perché qua in quello di Tiger c'era anche il quadrato, lo vedete qui, ma è veramente piccolo, infatti vedrete che sono riuscita a fare cose veramente piccole. E quindi, visto che mi sono presa molto bene di questa cosa, i miei genitori mi hanno fatto veramente la gentilezza di passare da Ikea, che per loro è un po' più comodo, e prendermi le forme grandi e questo mega vasone qua di perline Amabits. Sono troppo contenta, perché quando ho visto che mi piaceva così tanto, visto che da Ikea costano meno, mi sono, insomma, ho chiesto questo favore. Ne approfitto per farvi vedere queste pochissime creazioni che ho fatto, però ho intenzione di farne tantissime altre,
magari in previsione di Natale, magari fare delle cose carine anche da regalo per amici, conoscenti, eccetera, e magari se vi piacciono potrei anche pensare di venderle. Ho davvero tantissime idee in mente, cornicette, orecchini, insomma, mi sto appassionando molto. In ordine proprio per come li ho fatti, questo cuoricino che ho fatto con Federico, proprio insieme a lui, l'abbiamo proprio fatto insieme, quindi ci tengo veramente tanto a questo cuoricino che tengo io. Invece io per Federico ho fatto questo sole, lui ci tiene veramente tanto a questo sole, perché gliel'ho fatto totalmente io per lui, e gliel'ho fatto augurandogli, io gli ho detto: guarda, ti faccio un bel sole luminoso sperando che la tua vita sia illuminata solo di cose belle. E quindi lui ci tiene veramente tanto, infatti l'ho preso solo perché devi fare il video, mi faceva bene, grazie. E quindi insomma è carino, dai, è semplice, a lui piace tanto. Poi ho fatto ancora questo fiorellino qua, semplicissimo fiorellino. In realtà volevo fare una margherita, però non veniva perché avevo la base piccola e quadrata, e quindi ho sistemato facendo questo. Non chiedetemi che fiore sia, non esiste, ma mi piaceva. Poi qua passiamo a lavoretti un pochino più belli, perché visto che mi piaceva ho detto: fammi provare qualcosa di più elaborato. E così ho fatto in ordine Joker per Ricky. Lui è un appassionato di questo personaggio, è proprio il suo preferito, anche delle magliette. Vedete che, se vedete il vlog, io provo a lasciarvelo qua se mi ricordo, comunque ve lo lascio qui sopra, il vlog in cui siamo andati insieme al Lingotto, gli ho regalato appunto due maglie e una delle due di Joker, perché lui è proprio appassionato. E a portachiavi, quindi col filo da legare alle chiavi, e c'è la facciotta di Joker. Poi ho fatto Super Mario. Potevo non fare Super Mario, io che sono una fan accanita di Super Mario. Io ho passato la mia infanzia a giocare a Super Mario con mio papà, quindi Super Mario Bros. Non potevo non farlo, per me è un'icona veramente della mia infanzia, della mia crescita, momenti con mio papà, insomma, ho dei bellissimi ricordi e ci gioco tuttora, quindi non potevo non fare il piccolo Super Mario. Proprio versione videogioco degli anni 90, vedete? E di questo ero soddisfattissima. Quando ho visto questo ho detto: no, vabbè, mi è venuto proprio il flash, voglio fare tutti i personaggi dei fumetti, le principesse. Lì mi sono illuminata. Poi quando ho visto che mi è venuto bene questo, ho detto: ok, no, voglio fare un sacco di cose. Poi ho fatto questa sirenetta. Non mi fa impazzire perché ho notato che amo di più quelli con il bordo nero, quindi voglio trovare poi delle principesse che ho già trovato in realtà, con i bordi tutti neri, più, sembra più realistico, non lo so, però dai, è carina, piccola sirenetta, caruccia. E poi questa è proprio la chicca, questo è il più bello che io ho fatto. E ne vado tanto tanto fiera, è sempre un personaggio della saga, della linea di Super Mario, e ho fatto tanta tanta fatica a farlo e ho fatto tanta tanta fatica a chiuderlo, cioè a renderlo rigido, perché erano tanti pezzi, era grosso come una mano praticamente, è grosso come una mano, e ho usato la base quadrata gigante, quella appunto nuova. Tada! Vedete col bordo nero come sembra più realistico? Cioè è bellissimo. A me piace tantissimo. Poi Yoshi è uno dei, dopo Super Mario, è uno dei miei personaggi preferiti, perché è veramente simpaticissimo nei videogiochi, vola, fa dei versi strani, è veramente divertente. Quindi per me questa è la mia, per ora è la mia soddisfazione più grande, perché veramente è gigante, ho fatto tanta fatica a chiuderlo. Si piegava, ho dovuto mettergli un peso, alcuni pezzi li ho dovuti mettere perché si sono staccati, perché essendo il primo grosso che faccio non ero proprio allenata, quindi ho dovuto staccarli, levare la base sotto, attaccarli a mano, insomma ho fatto tanta fatica e quindi sono veramente soddisfatta del mio mega lavoro, perché ci ho messo un'ora e mezza. È veramente veramente bello, lo adoro. Fatemi sapere nei commentini se vi piace, mettetemi un like solo per il coraggio di aver fatto una bambizza così grosso. E niente, quindi questi sono
i miei lavoretti, ho intenzione di farne tanti tanti altri, quindi chissà che magari un giorno mi aprirò una bancarella di Amabits con, non so, gli orecchini. Ho intenzione di fare i funghetti di Super Mario, Batman, fare anche tanti personaggi Disney, Pluto, Topolino, Paperino. Mi sono presa veramente bene, poi magari mi passerà o magari continuerà, diventerà veramente una grande passione. Però sapete che a me le creazioni piacciono, bene o male, per chi mi conosce da poco dei nuovi iscritti, io comunque ho studiato l'ambito creativo, quindi montaggio video, potrei montare i trailer, per dire, perché i grafici pubblicitari fanno questo anche. Creare pubblicità, creare in generale è la mia vita, quindi per me anche creare questo è comunque una sorta di creare, comunque un modo per esprimere la mia creatività. Facevo anche i quadri quando ero a casa con i miei, quando ero un po' più spensierata, senza figli, quindi per ora va bene così, mi rilassa e vediamo cosa ne esce. E niente ragazze, io appena parlo, come sapete già a memoria, ho già il fiatone, non è normale, va bene così. E niente, ora sistemo tutto, magari ne faccio uno nuovo e poi vi faccio qualche video quando ne ho raccimolati alcuni nuovi, magari vi faccio un video e vi rifaccio vedere tutti, che magari può essere carino, curioso, e se qualcuno di voi ne vuole uno, insomma, io li vendo a poco anche, quindi che carino. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriva una notifica quando esce un nuovo video, può esservi anche comodo, e mettete un like se vi va, se vi è piaciuto il vlog, se volete altri vlog, se vi sono piaciuti i miei lavoretti. E niente ragazze, io vi mando un grosso bacio, vi adoro e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!